Buonasera, bentrovati alla nostra rassegna stampa, il nostro sguardo alle prime pagine dei quotidiani che tra qualche ora potrete trovare in edicola. Chiaramente si parla del Family Act, si parla delle prossime riaperture a partire dal 15 giugno e poi si parla ancora degli stati generali, si continua a lavorarci e della mancata istituzione della zona rossa a Nembro e ad Alzano con Conte e i ministri che saranno sentiti dai PM di Bergamo. Questi sono alcuni dei temi che troviamo sulle prime pagine dei giornali che andiamo a commentare tra un attimo. Prima però presento i nostri ospiti, come sempre in collegamento ci sono Fabrizio Finzi, caporedattore dell'ANSA, e Daniela Preziosi del Manifesto. Benvenuti ad entrambi. Andiamo subito a vedere qualche titolo, partiamo da qui. Mattino di Puglia e Basilicata che apre sugli stati generali di Conte da domani al 21 come il thriller tedesco di Roland Suso Richter, 7 giorni per non morire. Infrastrutture, alta velocità al sud, fisco, Green Deal nel master plan preparato dal governo e poi tutte le novità, via libera al Family Act. E poi l'intervista a Regini della Task Force di Colao, il nostro patto tra economia e politica, sotto regionali, centrodestra in panne sulle candidature. L'apertura è però su un altro argomento che andiamo subito ad affrontare. 7 giorni per non morire. Parliamo degli stati generali di Conte da domani al 21, come il thriller tedesco di Roland Susso Ritzer. Infrastrutture, alta velocità al sud, fisco, Green Deal nel master plan preparato dal governo. Che cosa dobbiamo aspettarci dunque da questi stati generali che saranno disertati dalle opposizioni e che chiedono un altro tipo di confronto con il Presidente del Consiglio? Parto dal titolo del Mattino di Puglia e Basilicata che abbiamo visto prima, 7 giorni per non morire. La situazione è questa e poi sotto vediamo quello che c'era anche nel servizio di Matteo Valerio, altro tema su cui ti chiedo un'altra risposta, cioè le regionali, centrodestra in panne, questo mancato accordo sulle candidature. Ma guarda Laura, io credo che sia arrivato il momento anche di essere molto chiari, anche noi giornalisti dei media abbiamo grosse responsabilità. Adesso stiamo vivendo una, diciamo, sbronza post-Covid perché in Europa, in Italia le cose vanno meglio, ma nel mondo non vanno affatto meglio. Gli Stati Uniti hanno 2 milioni di contagi, il Brasile non ne parliamo, tutto il Sud America si sta diffondendo. Perché dico questo? Perché dico che in un'economia globalizzata, se il mondo va male, noi tra poco andremo malissimo, paese esportatore come siamo. Questo per venire a dire che diciamo, si sta sviluppando un pochino un teatrino sul nulla. Io capisco l'opposizione che non vuole andare a Villa Doria Pamphilj e vuole andare a Palazzo Chigi, come se poi la location fosse qualcosa di importante. E i problemi del paese sono chiarissimi. Adesso c'è questa occasione, bisogna fare le riforme per prendere i soldi europei, ce li chiede l'Europa e l'Europa da anni ci chiede con chiarezza alcune riforme, per cui Conte può ascoltare tutti i sindacalisti che vuole, gli esperti, gli economisti, ma già si sanno quali sono queste riforme, quindi è semplificazione, taglio della burocrazia, riforma della giustizia e un piano di infrastrutture. Non c'è bisogno di molti incontri e in questo l'opposizione, in questo momento drammatico, dovrebbe assolutamente collaborare, esigere che alcune sue richieste vengano ascoltate, come per esempio quella della riforma fiscale che è molto interessante sulla flat tax. Quindi tutto questo teatrino che si sta facendo sugli stati generali sembra un pochino il gioco delle parti. Il paese aspetta qualcosa di serio, poche essenziali e chiare riforme. Allora, chiaramente quando parlavamo di problemi che ha anche il nostro paese legati al Covid, più volte si è parlato del crollo del PIL. È chiaro, adesso è più chiaro che Conte sta cercando di far capire, le prime giornate di questi stati generali saranno anche quelle cruciali, sta cercando di far capire agli attori
europei che saremo in grado e che siamo, diciamo, un paese in grado di organizzare l'impiego del potente flusso di soldi che fortunatamente sta per arrivarci. Quindi questo penso che sia il messaggio principale. Poi ci sono tante altre cose. Non è un'ultima, naturalmente, una coreografia intorno al presidente Conte che si sta evidentemente proponendo sempre più come uomo forte di questo governo. Per onestà devo dire che capisco la posizione dell'opposizione che non ha nessuna intenzione di fare da comparsa in questa scena che appunto Conte ha messo in piedi un po' da solo, no? Ricordiamo anche le polemiche nella maggioranza. Era rischioso organizzarlo in un giorno o l'altro senza avere chiaramente un'idea dell'agenda economica su cui discutere e da rilanciare alla fine di questi stati generali. Mi sembra che grazie, diciamo, all'aiuto anche della sua maggioranza, che è un aiuto che il Presidente Conte deve tenere ben da conto, scusate il gioco di parole, questa agenda si sia anche grazie al piano Colao, che a me non piace molto, ma insomma ha una sua articolazione, si sia un po' chiarito, si sia chiarita questa agenda economica, politico-economica e soprattutto debba essere, insomma, comunicata a chi sa, deve sapere che siamo dei partner in grado di utilizzare bene questi soldi. Speriamo che lo siamo davvero.